Considera del resto la tua condizione. L'uomo oggi c'è e domani è scomparso. E quando è sottratto alla vista, rapidamente esce anche dalla memoria. Quanto grandi sono la stoltezza e la durezza di cuore dell'uomo. Egli pensa soltanto alle cose di oggi e non piuttosto alle cose future. In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se tu dovessi morire oggi stesso, che se avrai retta la coscienza, non avrai molta paura di morire. Sarebbe meglio star lontano dal peccato che sfuggire alla morte. Se oggi non sei preparato a morire, come lo sarai domani? Il domani è una cosa non sicura, che ne sai tu? Se avrai un domani, a che giova vivere a lungo se correggiamo così poco noi stessi? Purtroppo non sempre una lunga vita corregge i difetti, anzi spesso accresce maggiormente le colpe. Magari potessimo passare santamente anche una sola giornata in questo mondo. Molti fanno il conto degli anni trascorsi dalla loro conversione a Dio, ma scarso è sovente il frutto della loro emendazione. Certamente morire è cosa che mette paura, ma forse è più pericoloso vivere a lungo. Beato colui che ha sempre dinanzi agli occhi l'ora della sua morte ed è pronto ogni giorno a morire. Se qualche volta hai visto uno morire, pensa che anche tu dovrai passare per la stessa strada. La mattina fa conto di non arrivare alla sera. E quando poi si farà sera, non osare sperare nel domani. Sii dunque sempre pronto e vivi in tal modo che in qualunque momento la morte non ti trovi impreparato. Sono molti coloro che muoiono in un istante, all'improvviso, giacché il figlio dell'uomo verrà nell'ora in cui non si pensa che possa venire. Quando sarà giunto quel momento estremo, comincerai a giudicare ben diversamente tutta la tua vita passata e molto ti dorrai di essere stato tanto negligente e tanto fiacco. Quanto è saggio e prudente l'uomo che durante la vita si sforza di essere quale desidera essere trovato al momento della morte. Ora, una piena fiducia di morire santamente la daranno il completo disprezzo del mondo, l'ardente desiderio di progredire nelle virtù, l'amore del sacrificio, il fervore nella penitenza, la rinuncia a se stesso, e il saper sopportare ogni avversità per amore di Cristo. Mentre sei in buona salute, molto puoi lavorare nel bene. Non so invece che cosa potrai fare quando sarai ammalato, giacché sono pochi quelli che per il fatto di essere malati diventano più buoni, così come sono pochi quelli che per il fatto di andare frequentemente in pellegrinaggio diventano più santi. Non credere di poter rimandare a un tempo futuro la tua salvezza facendo affidamento sui suffragi degli amici e dei parenti. Tutti costoro ti dimenticheranno più presto di quanto tu non creda. Perciò, più che sperare nell'aiuto di altri, è bene provvedere ora, finché si è in tempo, mettendo avanti un po' di bene. Che se non ti prendi cura di te stesso ora, chi poi si prenderà cura di te? Questo è il tempo veramente prezioso. Sono questi i giorni della salvezza. È questo il tempo che il Signore gradisce. Purtroppo, invece, questo tempo tu non lo spendi utilmente in cose meritorie per la vita eterna. Verrà il momento nel quale chiederai almeno un giorno o un'ora per emendarti, e non so se lo otterrai. Ecco dunque, mio caro, di quale pericolo ti potrai liberare, a quale pericolo ti potrai sottrarre se sarai stato sempre nel timore di Dio in vista della morte. Procura di vivere ora in modo tale che nell'ora della morte tu possa avere letizia anziché paura. Impara ora a morire al mondo,
affinché tu cominci allora a vivere con Cristo. Impara ora a disprezzare ogni cosa, affinché tu possa allora andare liberamente a Cristo. Mortifica ora il tuo corpo con la penitenza, affinché tu possa allora essere pieno di fiducia. Stolto, perché vai pensando di vivere a lungo mentre non sei sicuro di avere neppure una giornata? Quante persone sono state ingannate, inaspettatamente tolte a questa vita? Quante volte hai sentito dire che uno è morto di ferite e un altro è annegato, che uno cadendo dall'alto si è rotto la testa, che uno si è soffocato mentre mangiava e un altro è morto mentre stava giocando? Chi muore per fuoco, chi per spada, chi per una pestilenza, chi per un assalto dei predoni. Insomma, comune destino è la morte. E passa rapidamente come un'ombra la vita umana. Chi si ricorderà di te dopo che sarai scomparso? E chi pregherà per te? Fai, o mio caro, fai ora tutto quello che sei in grado di fare, perché non conosci il giorno della tua morte, né sai che cosa sarà di te dopo. Accumula ora ricchezze eterne, mentre sei in tempo. Non pensare a nient'altro che alla tua salvezza. Preoccupati soltanto delle cose di Dio. Fatti ora degli amici, venerando i santi di Dio e imitando le loro azioni, affinché ti ricevano nei luoghi eterni quando avrai lasciato questa vita. Mantienti su questa terra come uno che è di passaggio, come un ospite che non ha a che fare con le faccende di questo mondo. Mantieni libero il tuo cuore e rivolto al cielo, perché non hai stabile dimora quaggiù. Al cielo rivolgi continue preghiere e sospiri e lacrime, affinché dopo la morte la tua anima sia degna di passare felicemente al Signore. Amen. Il giudizio divino e la punizione dei peccatori. In ogni cosa tieni l'occhio fisso al termine finale. Tieni l'occhio, cioè, a come comparirai dinanzi al giudice supremo, al giudice che vede tutto. Non si lascia placare condoni, non accetta scuse e giudica secondo giustizia. O sciagurato e stolto peccatore, come potrai rispondere a Dio, il quale conosce tutto il male che hai fatto? Tu che tremi talvolta alla vista del solo volto adirato di un uomo. Perché non pensi a quel che avverrà di te nel giorno del giudizio, quando nessuno potrà essere scagionato e difeso da altri, e ciascuno costituirà per se stesso un peso anche troppo grave? È adesso che la tua fatica è producente, è adesso che il tuo pianto e il tuo sospiro possono piacere a Dio ed essere esauditi, è adesso che il tuo dolore può ripagare il male compiuto e renderti puro. Un grande salutare purgatorio l'ha colui che sa sopportare. Questi, ricevendo ingiustizie, si dispiace della cattiveria altrui più che del male patito. È pronto a pregare per quelli che lo contrastano e perdona di cuore le loro colpe. Non esita a chiedere perdono agli altri. È più incline ad aver compassione che ad adirarsi. Fa violenza sovente a se stesso e si sforza di sottoporre interamente la carne allo spirito. Stroncare ora i vizi e purgarsi ora dai peccati è miglior cosa che lasciarli da purgare in futuro. Invero, noi facciamo inganno a noi stessi amando le cose carnali contro l'ordine stabilito da Dio. Che altro divorerà quel fuoco se non i tuoi peccati? Perciò, quanto più indulgi a te stesso quaggiù, seguendo la carne, tanto più duramente pagherai poi, preparando fin d'ora materiale più abbondante per quelle fiamme. Ciascuno sarà più gravemente punito in ciò in cui ebbe a peccare. Colà i pigri saranno incalzati da pungoli infuocati e i golosi saranno tormentati da grande sete e fame. Colà, sui lussuriosi e sugli amanti dei piaceri,
saranno versati in abbondanza pece ardente e zolfo fetido, e gli invidiosi per il gran dolore daranno in ululati quali cani rabbiosi. Non ci sarà vizio che non abbia il suo speciale tormento. Colà i superbi saranno pieni di ogni smarrimento, e gli avari saranno oppressi da gravissima miseria. Un'ora trascorsa colà nella pena sarà più grave di 100 anni passati qui in durissima penitenza. Nessuna tregua colà, nessun conforto per i dannati, mentre qua giù talora ci si stacca dalla fatica e si gode del sollievo degli amici. Devi darti da fare adesso e piangere i tuoi peccati per poter essere senza pensiero nel giorno del giudizio. In quel giorno, infatti, i giusti staranno in piena tranquillità in faccia a coloro che li oppressero e li calpestarono. Starà come giudice colui che ora si sottomette umilmente al giudizio degli uomini. In quel giorno grande speranza avranno il povero e l'umile, e sarà pieno di paura il superbo. Apparirà che è stato saggio in questo mondo colui che ha saputo essere stolto e disprezzato per amore di Cristo. In quel giorno sarà cara ogni tribolazione che sia stata sofferta pazientemente, e ogni iniquità chiuderà la sua bocca. L'uomo pio sarà nella gioia, mentre sarà nel dolore chi ha vissuto senza fede. In quel giorno il corpo tribolato godrà più che se fosse stato nutrito di delizie. Risplenderà la veste grossolana e quella fine sarà oscurata. Una miserabile dimora sarà più ammirata che un palazzo lorato. In quel giorno una pazienza che non sia venuta mai meno gioverà più che tutta la potenza della terra. La schietta obbedienza sarà glorificata più che tutta l'astuzia del mondo. In quel giorno la pura e retta coscienza darà più gioia che la erudita dottrina. Il disprezzo delle ricchezze varrà di più che i tesori di tutti gli uomini. In quel giorno avrai maggior gioia da una fervente preghiera che da un pranzo prelibato. Trarrai più gioia dal silenzio che avrai mantenuto che da un lungo parlare. In quel giorno le opere buone varranno di più che le molte belle parole. Una vita rigorosa e una dura penitenza ti saranno più care di ogni piacere di questa terra. Impara a patire un poco adesso, affinché allora tu possa essere liberato da patimenti maggiori. Prova te stesso prima qua giù per sapere di che cosa sarai capace allora. Se adesso sai così poco patire, come potrai sopportare i tormenti eterni? Se adesso un piccolo patimento ti rende così incapace di sopportazione, come ti renderà la Geenna? Ecco, in verità, non le puoi avere tutte e due queste gioie. Godere in questa vita e poi regnare con Cristo. Che ti gioverebbe se fino ad oggi tu fossi sempre vissuto tra gli onori e i piaceri e ora ti accadesse di morire improvvisamente? Tutto dunque è vanità, fuorché amare il Dio e servire a Lui solo. E perciò colui che ama Dio con tutto il suo cuore non ha paura né della morte, né della condanna, né del giudizio, né dell'inferno. Un amore perfetto porta con tutta sicurezza a Dio. Chi invece continua ad amare il peccato ha paura, e ciò non fa meraviglia, della morte e del giudizio. Se poi non hai ancora amore bastante per star lontano dal male, è bene che almeno la paura dell'inferno ti trattenga. In effetti, chi non tiene nel giusto conto il timore di Dio, non riuscirà a mantenersi a lungo nella via del bene, ma cadrà ben presto nei lacci del diavolo.